Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a Lorenzo Pezzica e Gabriele Locatelli, grazie per la possibilità ancora una volta di essere qui a discutere di archivi e a provare a disegnare prospettive future di sviluppo della disciplina archivistica, con particolare riferimento all'osservazione delle opportunità che gli impatti sociali, l'impatto sociale degli archivi hanno per garantire e sostenere ipotesi di sviluppo delle comunità di riferimento. Invito qui al tavolo Francesco Martelli, nell'ordine, Paolo Maggioni e Massimo Amato, che sono i compagni di viaggio di questa sessione. Gabriele, se ci aiuti. Cavalieri, sì, no, il mio è quello meno rilevante. Mi interessano i vostri. Non era quello il senso della richiesta d'aiuto. Grazie, grazie mille. Allora, dato che dobbiamo ottimizzare i tempi, avevo qualche slide, ma la lascio da parte perché mi interessa di più farvi sentire le voci e le proposte di materiali dei nostri relatori. Solo qualche riflessione di introduzione alla sessione. Cosa significa innovazione? E cosa significa innovazione applicata agli archivi? Non starò qui, non ce la farei mai, a cercare di definire il concetto di innovazione. Mi permetto solo di richiamare alcune parole calde, alcune parole chiave, delle quali che sono concetti, che sono processi, che sono presupposti, dei quali l'innovazione ha bisogno. Bisogno, appunto. L'innovazione ha bisogno di un bisogno e ha bisogno della consapevolezza di un bisogno, ovvero della consapevolezza che ci manchi qualcosa. Una consapevolezza di una mancanza che parte dalla lettura dei contesti di riferimento. Faccio il soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia. Tutti i giorni, quando provo a fare il mio lavoro con decenza e con dignità, come spero, quantomeno questo nelle intenzioni, sento che mi mancano delle cose, mi mancano dei processi o mi mancano degli interlocutori, delle risorse neanche parlo perché quello è un fatto, lasciamo stare. Quindi, mappa del bisogno, consapevolezza del bisogno e messa a fuoco del bisogno, definizione del bisogno, quindi scelta di cercare una risposta, scelta di fornire una risposta a quel bisogno e di configurare un processo che consenta a quel bisogno di essere soddisfatto. E qui cominciano i problemi, perché già quando dico scelta, questa parolina così semplice, che già giocata sulle vite individuali presuppone tutta una serie di processi sottostanti, quando si gioca sull'esercizio di una funzione istituzionale e sulla necessità che quella funzione ha di relazionarsi con i suoi interlocutori, che siano gli enti vigilati, che siano i professionisti del contesto territoriale di riferimento, che siano gli enti del... eccetera, eccetera, il termine scelta poi va declinato in termini di vincoli, in termini di opportunità, in termini di cose, di processi che si possono effettivamente attivare nella realtà pur a fronte della consapevolezza chiara di un bisogno, della consapevolezza chiara dell'aver messo a fuoco di quello che ci servirebbe per soddisfare quel bisogno. Quello che c'è in mezzo è un processo di realtà e si gioca sulla possibilità e sulla capacità dei diversi interlocutori di costruire qualche cosa che effettivamente riesca a dare delle risposte. Negli interventi che mi hanno preceduta, nelle due sessioni precedenti sui concetti che hanno riflettuto sui concetti di comunità e prossimità, sono venuti fuori una serie di bisogni. Ringrazio Antonella Bilotto per l'intervento precedente, sono cose delle quali ci siamo parlate in diverse occasioni. Dall'intervento di Antonella veniva fuori un bisogno
dall'intervento di Maria Fratelli veniva fuori un bisogno al quale abbiamo cominciato a dare delle risposte. Maria non me ne voglia se uso la prima persona plurale, perché il ragionamento sulla riconfigurazione dell'ex mercato comunale all'interno del QT8 come luogo che accolga gli archivi di architettura di milanese, di quegli architetti che hanno ragionato su una visione di sviluppo della città, è un lavoro ed una costruzione concettuale teorica che poi piano piano, con lacrime e sangue, abbiamo provato insieme, sto parlando di un gruppo di lavoro di 20 persone, con sensibilità diverse, con competenze diverse, con disponibilità diverse e potere decisionale differente, che non è banale, a mettere in situazione per arrivare ad avere il CASVA come archivio di concentrazione degli archivi di architettura milanesi. I lavori sono alla linea di partenza. È il mio quarto anno a Milano, penso che il ragionamento sul CASVA con Comune di Milano e con Maria Fratelli sia cominciato nel primo momento in cui ho messo il piede a Milano, per capire di che cosa stiamo parlando. Quindi l'innovazione ha bisogno di consapevolezza, di... cosa ho detto? Di bisogno di consapevolezza, di scelta e quindi di decisione, ha bisogno evidentemente di risorse e ha bisogno di una visione. Devo sapere dove voglio andare, ha bisogno di ragioni. Mi è piaciuto molto il riferimento che abbiamo ascoltato in una delle relazioni precedenti sulla differenza, già richiamato peraltro anche da Lorenzo, sulla differenza fra lo scopo e il senso, lo scopo e la ragione. Perché facciamo le cose? Perché devo fare innovazione? Posto che ho un bisogno, posto che penso di aver individuato quale possa essere la risposta, posto che scelgo di fare questo percorso e che individuo e utilizzo risorse e allestisco processi per raggiungere quell'obiettivo, siamo sicuri di avere una ragione per fare questo? E quando tutto questo attiene al tema degli archivi, come lo declino? Cosa significa? Beh, significa mettersi nelle condizioni di mettere in trasparenza il valore civico degli archivi e quindi il loro essere garanzia dell'esercizio dei diritti civili. Significa mettere in trasparenza la possibilità, mettere in trasparenza il valore culturale degli archivi, non solo come base per la ricerca storica, che è la vocazione tradizionale, che ci sta, ma come traduciamo questo valore in un apprendimento sociale, in una possibilità di sviluppo per tutti? Una risposta, proviamo ad ascoltarla dalle voci dei nostri relatori. Comincio con Francesco Martelli, sovrintendente archivistico del Comune di Milano, professore a contratto di archivistica all'Università degli Studi di Milano, responsabile dal 2013 degli archivi cartacei, archivio generale civico del Comune di Milano, la faccio breve, Francesco non me ne vorrà, adesso responsabile di Cittadella degli Archivi, anche con Cittadella lunga via e lungo lavoro per costruire un'ipotesi che al momento si gioca sul fronte della logistica e dell'organizzazione dell'infrastruttura, un'ipotesi per definizione innovativa di polo di conservazione per archivi, per l'archivio comunale. Ma ce lo racconta e poi ci riserviamo qualche parola di commento. Grazie. Grazie Annalisa, grazie agli organizzatori, grazie a voi presenti, ma soprattutto grazie ad Annalisa, perché se io oggi sono qui a presentarvi il MIMA, così lo chiameremo, è ancora un nome come dire, più pubblicitario che concreto, ma Milano Metropolitan Archives, lo dobbiamo in gran parte anche alla fiducia che la sovrintendenza ha avuto nei nostri confronti, che pur essendo il nostro controllore, controllatrice, controllo sarebbe terribile, ha l'intelligenza di capire quando un progetto pilota può essere una soluzione importante per tanti e quindi ci ha veramente accompagnato e ci sta accompagnando con pazienza, con attenzione, ma con grande fiducia in questo percorso. Io vi faccio vedere subito chi è questo archivista 4.0 di cui tanto si parla e che subito sgombero il campo non ruba lavoro a nessuno, ma anzi, come vedrete dai numeri, ha aumentato il numero di personale archivistico che noi abbiamo dovuto ricercare.
e vi faccio vedere subito il viaggio di Eustorio. Eccolo qui. Questo che avete visto è l'archivista futuribile, futurista, o in realtà piuttosto anche contemporaneo, nel senso che noi lo utilizziamo da ormai 10 anni. E vengo a raccontarvi brevemente l'esperienza di Cittadella. Io ci ho messo 10 anni della mia vita, quindi raccontarla in 15 minuti è complicatissimo, ma vi assicuro che ci provo. Cittadella degli archivi è una soluzione in cui una robotizzazione dell'archivio ha prodotto efficienza logistica, efficientamento delle consultazioni e uno straordinario volano culturale. E cerco di spiegarmi. Noi ci troviamo, stavo cercando di fare la presentazione ma non riesco. Perfetto, vedete come la sovrintendenza sovrintende perfettamente. Ci troviamo all'estremo confine dell'impero, come dico io, cioè tra Cinisello e Milano. Siamo comune di Milano ovviamente, ma siamo al confine nord di Milano per una ragione molto semplice, che avevamo bisogno di grandissimo spazio fisico, un'area di 25.000 metri quadrati, e spazio logistico, quindi la possibilità per tir, camion, furgoni di poter accedere, e questa struttura che è un insieme di fabbricati post-industriali che partono dagli anni 60 e arrivano agli anni 80, di diversissima conformazione, come potete vedere, e in cui noi siamo intervenuti, poi lo dettagliamo un attimino meglio, anche con una riconfigurazione urbana attraverso l'arte, che è il volano di cui vi accennavo prima, ma a cui arriveremo. Quindi questi magazzini avevano una vocazione che andava dalle schede elettorali dismesse fino ai motorini sequestrati, alle automobili multate, quindi una conformazione che era tutto meno che quella archivistica, come la mia, che nasco economista e poi mi sono convertito all'archivistica, quindi c'è tra me e luogo una simbiosi anche di questo genere. Nel 2007 inizia un processo del Comune di Milano attraverso il quale si decide di convogliare in un unico luogo l'enorme patrimonio documentario del Comune, che a oggi è una stima approssimativa che abbiamo fatto tra archivi correnti di deposito e storici, ammonta a circa 300 chilometri lineari, quindi una massa enorme di documentazione, che era sparsa in 150 sedi, moltissime delle quali non più assolutamente adeguate da nessun punto di vista alla custodia documentale. Antincendio, antifurto, intrusione, presenza di personale, infiltrazioni, tutto quello che potete immaginare. E si è iniziato questo processo mastodontico di, come si può dire, convogliare questi 150 archivi sparsi per la città in un unico luogo che avesse tutte le caratteristiche di custodirlo, antincendio, antifurto, infiltrazioni eccetera eccetera, e con del personale dedicato esclusivamente a questo. Quindi primo dato, la concentrazione. Cittadella è oggi un archivio che è corrente di deposito storico e custodisce un po' tutta la struttura dell'amministrazione, è divenuto un gigantesco back office dell'amministrazione comunale. Quindi è un archivio molto sui generis, se muore un vostro caro dovete passare per Cittadella, se vi sposate dovete passare da Cittadella, se comprate o vendete casa dovete passare da Cittadella, se fate una ricerca storica passate da Cittadella e via discorrendo. Cioè questa struttura informatizzata e innovativa ha consentito all'amministrazione, e questo è il punto centrale dell'innovazione, di trasformare quello che è un problema tipico dell'archivio, cioè lo spazio, l'infiltrazione, l'antifurto, l'antincendio, il personale dedicato, in una soluzione per gli altri problemi dell'amministrazione, cioè la velocità di consultazione delle pratiche.
Quindi abbiamo oggi una situazione opposta a quella che avevamo trovato, in cui nessuno voleva versare gli archivi a Cittadella perché c'era un impianto robotizzato e in qualche modo si privava questi uffici anche di un potere di controllo sulla propria documentazione, ma uffici in cui non si trovava la documentazione che si cercava, a una situazione quella attuale in cui in 15 minuti massimo noi siamo in grado di recuperare la pratica richiesta, la scansioniamo e la mandiamo agli uffici via mail. Cittadella ha una dimensione attuale, una capienza di 100 km lineari, metà dei quali sono robotizzati e l'altra metà è a scaffale tradizionale. Annualmente noi riceviamo ormai più di 12.000 presenze fisiche, in gran parte professionisti, poi studenti, ricercatori e tantissimi ovviamente dipendenti pubblici. Siamo arrivati a punte quest'anno di 24.000 pratiche estratte dall'impianto, quindi dei numeri incredibili. Questo che vedete è una scaffalatura d'archivio tradizionale che conoscete tutti, questo è un compattatore tradizionale che conoscete tutti e queste sono le due soluzioni che normalmente noi troviamo in un archivio. Questo è Eustorgio, questa è la robotizzazione dell'archivio. Vedete subito a occhio che il vantaggio è questa possibilità di impilare le scaffalature sostanzialmente una sopra l'altra, quindi non abbiamo il limite fisico dei 3 metri, non abbiamo il limite fisico di rapportarci de visu con lo scaffale, non abbiamo il problema di girare con un carrello e una scala per recuperare la pratica. Fatto un conto, Eustorgio impiega al massimo 5 minuti per recuperare una pratica, un archivista se deve fare un giro di un archivio di 4.000 metri quadrati con un carrello alla fine ci impiega un'ora. Questa potenzialità dell'impianto, che è dotato appunto di vasche sovrapposte all'interno delle quali stanno i faldoni con le pratiche, faldoni che vengono etichettati con dei codici a barre, che tengono conto delle informazioni essenziali contenute nelle pratiche e di una serie di chiavi che concordiamo con gli uffici, perché resto convinto che un archivio ha una doppia struttura. Una è quella dell'archivista, che serve per conservare l'archivio ai posteri, fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, i prontuari, massime riconfezioni. L'altra struttura dell'archivio è quella del richiedente. Io devo strutturare l'archivio in modo che chi mi chiede quella documentazione possa richiedermela nel modo più veloce possibile per lui. Quindi abbiamo studiato questo doppio binario di archiviazione. Qui spero che venga fuori, eccole qua. Qui vedete invece un po' lo scheletro di quelli che sono queste strutture di archiviazione, questi sono due mini impianti che sono a servizio dell'impianto centralizzato e che ci consentono di lavorare recuperando tempi. L'impianto può lavorare la notte, questi mini impianti vengono caricati la notte e la mattina ci consentono già di operare separatamente dall'impianto principale, che ha un suo accesso ulteriore. Questo è un po' il movimento tipo, la giornata tipo di Cittadella. Qui vedete al centro il flusso di pratiche di rientro dalle consultazioni, noi ne facciamo circa 200 alla settimana, e a sinistra vedete invece, a destra vedete un flusso di nuovi faldoni in arrivo dagli uffici comunali pronti per l'immissione. Viaggiamo sui 250-500 invii mensili e l'invio è il frutto di un processo che abbiamo ricostruito di bonifica, riordino, ricondizionamento, reinventariazione dell'archivio fino alla informatizzazione con il codice a barre, invio in Cittadella e immissione immediata nell'impianto. Qui vedete uno dei nostri magazzini di stoccaggio dove vengono raccolti i faldoni dentro delle scatole che arrivano da tir, camion, furgoni e poi vengono immediatamente, o a seconda dei tempi che abbiamo, immesse nell'impianto. Velocemente, qual è il grande vantaggio dell'automazione? Lo spazio e il tempo, che sono le due misure più costose, se ne è parlato proprio prima, della nostra contemporaneità. Un archivio ben organizzato fa risparmiare spazi. Noi abbiamo fatto recuperare all'amministrazione 10.000 metri quadrati di spazi a Milano, che valgono solo a magazzino 25 milioni di euro, a fronte di un investimento di 5 milioni di euro. I tempi, noi siamo passati dalle 2.000 pratiche del vecchio archivio di Deledda alle 24.000 pratiche dell'attuale Cittadella, passando da 6 operatori a 16 operatori. Quindi vedete come in realtà la robotizzazione ha fatto aumentare la presenza del personale e non l'ha fatta diminuire. Siamo arrivati a lavorare su 2 turni, rimanendo aperti 12 ore al giorno.
Questa meccanizzazione, questa potenzialità di recupero della pratica immediato, di sicurezza del sito, eccetera, eccetera, ci ha consentito di sviluppare dei progetti di ricerca scientifica, riordino e divulgazione del nostro patrimonio, e divulgazione del nostro patrimonio attraverso le collaborazioni con le università, gli studenti. Abbiamo realizzato più di 70 tirocini con studenti che hanno prodotto mostre, pubblicazioni documentari, un master in Digital Humanities con l'Università degli Studi, che è la terza edizione. Abbiamo chiamato più di 60 artisti a riqualificare urbanisticamente il polo attraverso murales, sculture, installazioni al neon, tutte dedicate a pratiche d'archivio e tutte che raccontano la storia di Milano attraverso gli archivi, ridisegnata dall'arte contemporanea. Per entrare in rapporto con la comunità, si parlava prima della prossimità, l'archivio o è un luogo chiuso all'esterno o è un luogo che si apre all'esterno, invita a entrare, a interagire, a imparare. Abbiamo visite guidate turistiche, pensate, solo tra gennaio e febbraio abbiamo avuto più di 50 visitatori spontanei, cioè nemmeno prenotati, gente che si presentava per poter visionare la struttura. Tutto questo ha portato l'amministrazione a investire 18 milioni di euro appunto nel raddoppio di Cittadella e nella realizzazione di questo che oggi chiamiamo MIMA, Milano Metropolitan Archives, sull'onda del LMA di Londra, e che avrà una capienza di circa 80 chilometri lineari a un'altezza di 20 metri, qui lo vedete disegnato in prospettiva, è un render di quello che sarà, i capannoni sono quelli attuali, quindi li manteniamo anche per un discorso di memoria col territorio, e quello che vedete qui invece è l'involucro di questo gigantesco robot alto 20 metri. Qui pensate che in 2000 metri quadrati noi possiamo collocare 80 chilometri lineari di carta, quindi sono delle proporzioni incredibili in una realtà metropolitana. Questa è la struttura dall'alto dell'impianto robotizzato con le scaffalature, le corsie e i vari robot. E questa che vedete è l'area di intervento, che come vedete è un'area periferica semi-abbandonata, e quindi c'è anche una componente di riqualificazione urbana assolutamente importante. Io ho finito e vi ringrazio. Grazie, dottor Martelli. Ti chiedo la cortesia di scambiare il posto con il dottor Maggioni, che presento mentre procede all'upload dei video che intende mostrarci. Nella testimonianza di Francesco Martelli abbiamo ascoltato come l'innovazione, nel caso di specie, si sia configurata come l'introduzione di una tecnologia finalizzata ad efficientare processi di conservazione e consultazione dell'archivio, con particolare riferimento alle necessità di accesso all'archivio finalizzate alla gestione di fatti correnti, alle esigenze dei cittadini, che non è un fatto secondario e banale, anzi deve essere tenuto da conto, e non è mai sufficientemente chiaro alle comunità di riferimento questo aspetto, per cui sicuramente è molto interessante. Certo, innovazione non significa digitalizzazione, non significa introduzione di tecnologie, non sempre, nel senso che i due processi non sono fungibili, non sono la stessa cosa. L'introduzione di tecnologie può aiutare processi di innovazione, ma l'innovazione vera si gioca all'interno delle organizzazioni sulla reingegnerizzazione di processi organizzativi. L'innovazione vera comincia con la scelta di fare un salto nel vuoto senza la certezza di quello che succederà. Il nostro Paolo Maggioni, leggo dalla biografia proposta perché si articola in maniera molto, molto efficace a mio parere, è giornalista RAI, inviato di RAI News 24 e di Forrest, Radio 1, ha seguito i principali fatti di attualità dell'ultimo decennio, ha alle spalle molti anni, come racconta, in due isole felici dell'etere, Caterpillar, RAI Radio 2 e Radio Popolare. Milanese, interista, Beppe Violista, passa molto tempo a riavvolgere nastri e a coltivare nostalgia. L'archivio è il marciapiede,
appunti di un cronista. Grazie. Grazie, grazie mille Annalisa, grazie davvero a tutti per l'invito. Saluto i relatori, saluto tutti voi che siete qui oggi. È un intervento laterale, il mio, un po' come la biografia che Annalisa vi ha raccontato. Io ho una grande fortuna, quella di lavorare alla RAI di Milano, avere come tutti i dipendenti della RAI un'icona sul nostro computer che ci consente l'accesso quotidiano alle teche. Questo è un patrimonio straordinario, è un tesoretto meraviglioso che la nostra azienda ha, ma è soprattutto un'occasione per noi cronisti, per noi dipendenti del servizio pubblico, di passeggiare ogni giorno sulle spalle dei giganti. Ed è una cosa meravigliosa potersi confrontare ogni giorno, quando si ha la possibilità, il tempo, compatibilmente con gli impegni del lavoro quotidiano, di andare a vedere come gli stessi temi, le stesse storie tornano e come sono state raccontate nel passato. Io faccio il corrispondente di Rai News 24 a Milano ormai da 6 anni, quindi mi occupo dell'orizzonte temporale più lontano possibile da quello di un archivista, almeno all'apparenza. Mi occupo di che cosa succede mentre succede, per andare in onda fra mezz'ora, fra 20 minuti, fra 10 minuti, oppure adesso, all'improvviso, perché un fatto sta accadendo. E quindi i tempi della rielaborazione, i tempi dell'analisi dei fatti avvengono nel momento in cui succedono. L'archivista lavora sulla storia, lavora sul tempo, lavora sulla rielaborazione dei fatti, sul salvare alcune questioni, alcuni temi, alcune fotografie, alcune immagini, alcuni frammenti di quanto è accaduto, alcuni documenti, e sul metterne da parte altri. Anche in questo, tutto sommato, ci sono delle linee di vicinanza tra i nostri lavori. Mi sono segnato una serie di operazioni che io svolgo ogni giorno. Mi sveglio la mattina, leggo la rassegna stampa, prendo i contatti per andare a coprire la prima notizia, telefono, viaggio, arrivo sul posto, giriamo con la nostra troupe delle immagini per avere delle coperture, che sono quelle immagini senza il giornalista che voi vedete del fatto che stiamo raccontando. Faccio delle interviste, quelle interviste le monto, le lancio durante una diretta. Ecco, poi monto il servizio alla fine della giornata e quel servizio va in onda. Sono tutte operazioni molto lunghe, molto laboriose, che stanno dietro la preparazione di quel minuto, minuto e mezzo che vedete ogni giorno alla televisione, e che molto semplicemente rischiano, nella grande confusione generale e anche con il contrappasso di una digitalizzazione assolutamente forte, di perdersi via. Sono tutte operazioni volatilissime rischiano appunto di non rimanere, di non lasciare nessuna traccia. Allora, come possiamo avvicinarci noi giornalisti e voi archivisti nel nostro lavoro? Dal punto di vista tecnico, sicuramente le tecnologie ci danno una grande mano, ma credo sia anche un tema di linguaggio, e vi mostro alcuni servizi che vi possono dimostrare un pochino lo sforzo che abbiamo fatto per cercare di avvicinare i nostri ambiti, le nostre competenze. Questa è Milano durante il lockdown, la metropoli al tempo del Covid-19, questo è un servizio che abbiamo girato ad aprile del 2020, quindi ad un mese circa dall'inizio del confinamento generale. Il Naviglio, le strade vuote, avete visto l'esplosione di una primavera e la città in casa. Queste sono immagini che per la prima volta ci dimostrano come abbiamo fatto uno sforzo nel cambiare il punto di vista. Le telecamere, le cineprese non erano più orizzontali, ma diventavano verticali, raccontavano la dimensione del vuoto, del deserto delle nostre città, dello svuotamento delle nostre vite, del cambiamento generale dei nostri ritmi e delle nostre abitudini. Questo è un signore che era uscito a comprare il giornale, era l'unico intorno a San Siro, questo era City Life. Ecco, molto banalmente, un servizio come questo, secondo me, ha
il pregio di raccontare una sensazione comune che avevamo tutti in quelle giornate, ma al tempo stesso anche di offrire un documento che può rimanere. Se qualcuno, ed è una questione di linguaggio e non solo di tecnica, se qualcuno fra qualche decennio ci chiederà che cosa è stato il lockdown a Milano, ecco, forse questo primo minuto e mezzo può raccontare senza bisogno di filtro e facendo un assist semplice a voi archivisti che cosa è Milano, che cosa è stata in quel periodo. Vi mostro anche quest'altro breve spunto che arriva da questa storia a cui tengo molto. Sono Barbara e Mario, sono due clochard, chiedo scusa. Sono due clochard milanesi che si sono sposati e che ci hanno raccontato la loro vita in strada. Questa è Milano, questo sono io, ma c'entro poco, vi chiedo scusa se ammorbo, ecco qua. Questa è Milano all'alba. E questi sono due signori che hanno scelto di continuare a vivere in strada. Oggi, per fortuna, devo dire anche grazie a questo servizio che ha messo in luce la storia del loro amore, non abitano più in strada, ma hanno trovato una casa, un'associazione che li aiuta, un lavoro. Però ci tenevo a farvi vedere appunto come si può riuscire, grazie anche a alcune scelte che avvicinano un po' i nostri ambiti, a raccontare una città con un punto di vista diverso. Questo è l'occhio, la cinepresa di una giornata vista da due clochard. E purtroppo non sono riuscito prima a selezionare dei punti più efficaci, però vi assicuro che insomma il tentativo era quello di mostrarvi un altro punto di vista. E chiudo con la storia siamo noi, davvero. La storia in questo caso è Mario Sacchi, TCO, telecine operatore della RAI di Milano, che è passato alla storia per aver raccontato queste immagini che vedete. Siamo il 17 maggio del 1973, primo anniversario dell'uccisione del commissario Mario Calabresi, del commissario Luigi Calabresi, chiedo venia, vi vedo muovervi, tutto a posto, proseguo? Non si vede. Chiedo scusa. Primo anniversario, eccoci, grazie. Primo anniversario dell'uccisione del commissario Calabresi, c'è una commemorazione a Milano, presenzia il presidente del Consiglio Rumor, credo forse, in quel momento. Appena il corteo con le auto del presidente Rumor si allontana da via Fatebene Fratelli, viene lanciata una bomba verso la porta della questura, ci sono quattro vittime di questo attentato e Mario Sacchi è il telecine operatore della RAI che in quel momento sta raccontando la visita del primo ministro. E Mario ha delle bobine da 3 minuti, a quel punto ha davanti a sé, sentito lo scoppio, una scelta da fare. La scelta è: provo a soccorrere come stanno facendo tutte le persone intorno a me, oppure do il mio contributo filmando. Mario sceglie la seconda strada e quello che filma è questo. Sono immagini che insomma avete visto tante volte anche voi, credo, in occasione della ricorrenza di quella strage. Sono immagini scioccanti perché raccontano lo strazio dei corpi. Probabilmente è un passaggio successivo, ma immagino che le abbiate tutte impresse nella memoria quelle scene. Sono immagini strazianti, sono immagini che raccontano e sono prova di quanto accade in quel fatto, anche prova giudiziaria, e restano nella memoria di una persona come Mario con questo dubbio: perché non ho aiutato ma ho girato. Ecco, Mario è scomparso pochi mesi fa e credo sia giusto riconoscergli il grande valore non solo giornalistico ma anche archivistico per la memoria, per la storia di quella sua straordinaria giornata di lavoro. Chiudo con due rapidissime considerazioni. Ho cercato con
questi piccoli esempi di dimostrarvi come tanto lontani sono i tempi su cui lavoriamo ogni giorno, la cronaca, i fatti mentre accadono i nostri, i fatti che sono accaduti i vostri, si possano accorciare anche con soluzioni di linguaggio, non solo con soluzioni tecniche. La seconda cosa che vorrei dirvi, ed è un appello che vi faccio da giornalista del servizio pubblico, visto che lavoriamo in ambiti molto vicini, parliamoci di più, scopriamoci di più e cerchiamo reciprocamente di valorizzare il nostro lavoro, perché secondo me abbiamo molto più da dirci di quanto questa asimmetria temporale ci fa capire. Grazie di cuore, grazie Annalisa, grazie a tutti. Grazie. Grazie per aver sottolineato la necessità di la semplicità alla fine di cambiare lo sguardo sull'oggetto per riuscire a generare una conoscenza nuova, l'abbiamo visto con i diversi filmati. Dipende da come le guardi le cose, guardare le cose in un altro modo, da un altro punto di vista, anche con, sempre con gli stessi occhi, cambia quello che può succedere a quelle cose, a noi, dal momento successivo. Lungo questa linea di significato e raccogliendo evidentemente l'invito di Paolo a parlarci e a costruire, perché no, percorsi comuni e condivisi lungo questi significati intorno ai quali oggi ragioniamo, passo la parola a Massimo Amato. Insegna storia del pensiero economico e storia delle crisi finanziarie in Università Bocconi, condirettore della Research Unit Monetary Innovation, New Technologies and Society presso il centro di ricerca Bocconi, Baffi, Carefin, diverse pubblicazioni, tra le quali cito le ultime due in ordine di tempo, L'enigma della moneta e l'inizio dell'economia 2010-2016, come salvare il mercato del capitalismo, del 2012, lavora al progetto di un'agenzia europea del debito. Un'economia basata sui dati e quindi sugli archivi e quindi l'imprescindibilità del dato e dell'archivio in cui il dato si configura per ragionare sulle frontiere tecniche dell'innovazione economica. Prego. Molte grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Provo a mettermi addirittura io stesso un timer, senza esplosione di bomba alla fine. Abbiamo recuperato, esatto. Bene. Senza tasso dell'autodistruzione, però ecco, mi do 15 minuti per fare un intervento che, se quello che mi ha preceduto era laterale, questo rischia di essere un po' tangenziale, nel senso che è chiaramente legato anche ai miei interessi, cioè io mi occupo appunto, come è stato detto, di storia economica da una parte, ma anche di innovazioni monetarie e finanziarie, e quindi è chiaro che vedo la cosa da questo punto di vista. Però il punto è, quello che potrei offrirvi è una riflessione su dove sta oggi la frontiera dell'innovazione economica e che rapporto ha con la produzione e quindi anche con la conservazione dei dati. Questo è, se volete, il tema. Allora, una prima, qui mi gioco lo storico economico, una prima osservazione: se c'è una costante nelle diverse rivoluzioni industriali, nelle diverse tappe della costituzione del mondo industriale, a partire dalla prima nel 1760 fino a quella che stiamo vivendo di fatto in questi anni, è che a ogni ondata di innovazioni, a ogni grappolo di innovazioni che hanno marcato poi delle cesure, si è rafforzato il contenuto tecnologico di quelle innovazioni. Non solo si è rafforzato il contenuto tecnologico, ma si è anche chiarito in che cosa consiste propriamente il tratto tecnologico. La tecnica ha a che fare con una capacità di mobilitazione del mondo attraverso i dati. Deve, per poter controllare, dare una forma trattabile al mondo. Heidegger diceva: per la tecnica la natura è un magazzino di energie, ma appunto il magazzino non è un affastellamento, non è un posto dove butto le cose, è un archivio,
lo stesso magazzino, c'è tutta una logistica del magazzino che l'abbiamo vista, insomma, voglio dire, no? Lei ci ha illustrato un archivio come magazzino, un magazzino come archivio, le due cose assieme. C'è questa dimensione logistica che è fondamentale e che è il tratto proprio della tecnica che sta emergendo. Quindi, prima rivoluzione industriale, inventori quasi per caso, barbieri che si inventano delle filatrici meccaniche piuttosto che appunto artigiani con un spiccato senso della meccanica che fanno delle migliorie. Già nella seconda, anni 70 dell'Ottocento, sono gli scienziati, è la scienza dura, fisica, chimica, che determina il passo in avanti, motore a scoppio, motore elettrico, siderurgia, chimica, eccetera, eccetera. Negli anni 80 del XX secolo è l'innovazione organizzativa, no? Si passa dalla fabbrica fordista alla fabbrica toyotista, dove in effetti anche lì emerge con chiarezza che è possibile gestire i magazzini più efficientemente, riducendo la loro dimensione, perché i dati ci consentono di trasformare una domanda in una offerta just in time, quindi con proprio una riduzione del peso dei magazzini. No? Sul ruolo dell'informazione nella rivoluzione in atto non devo dire niente, anzi vi dirò qualcosa, nel senso che questo poi è proprio il tema, ma è evidente che stiamo parlando di questo. Quindi emerge il tratto tecnologico ed emerge il tratto informatico e informativo della tecnica in economia. Chi dice informazione, come chi dice energia, qui è veramente la stessa cosa, dice stoccaggio. L'energia devo metterla da qualche parte, perché l'informazione, se non è a disposizione, non è un'informazione. No? L'archivista mette in ordine, no? Cioè, il primo lavoro, anche negli archivi familiari, io un po', appunto, ho colleghi storici che ancora lo fanno questo lavoro, l'archivio familiare è un ammasso di carte buttate lì in qualche modo, anche conservate con criteri che però non sono archivistici, no? E che quindi vanno riordinate, vanno perché diventino leggibili. Un archivio non ordinato non è un archivio leggibile. Questo, anche se io poi feci la mia tesi su un riformatore settecentesco a Parma, il marchese Dutilleux, praticamente utilizzando una sola grande cartellona che era la cartella progetti, c'era dentro di tutto, veramente di tutto, anche mi ricordo ancora un suo scritto di pugno, Mes rêves, i miei sogni da riformatore, quindi veramente, insomma, però ho dovuto organizzarmela io a quella cartella, quindi ho dovuto dargli un senso e quindi c'è un elemento interpretativo forte. Ora, è ovvio che invece, vi parlo da economista, non si fa un articolo di economia che abbia qualche speranza di essere pubblicato se non consultando pesantemente le banche dati. Questo è evidente. Bloomberg è una potenza economica, ma è una potenza archivistica, voglio dire. Bloomberg genera e mette a disposizione dati senza mai smettere. Ma poi pensiamo appunto alla frontiera, l'algoritmica, il machine learning, l'intelligenza artificiale, tutte queste forme che poi si legano all'industria, alla produzione, non fanno che alimentarsi di dati, costantemente. Apprendono dai dati e ne generano dei nuovi, perché i dati generano dati, c'è una produzione di metadati legata proprio al fatto che mettere assieme con una logica reticolare banche dati diverse fa emergere delle correlazioni, fa emergere delle nozioni o delle idee che altrimenti non si sarebbero potute formare. La cosa interessante, faccio un passo indietro, è che già Adam Smith, quando parla dell'innovazione nel Settecento, e quindi ha di fronte a sé i famosi artigiani che modificano a capocchia, se possiamo dire così, la macchina che hanno di fronte, dice sì sì, ho capito, si fa così, ma in realtà l'innovazione è un mestiere da filosofi, lui dice letteralmente, philosophers. Chi sono i filosofi per Smith? In realtà sono dei tecnici, o se volete sono appunto dei approntatori di database. Lui li definisce così, coloro che non fanno nessuna cosa particolare, ma osservano tutte le cose e colgono le connessioni non visibili fra le cose. Quindi prendono dei dati e fanno dei modelli. Questo è proprio il lavoro tecnologico fondamentale, che si alimenta dei dati, evidentemente. Ma se la nostra economia è sempre più legata ai dati, e c'è anche un problema, diciamo, di ordine sociale, giuridico, anche forse non vorrei dire esistenziale, ma anche per certi versi, che è di chi sono questi dati. Questi dati che la società genera, diciamo così, semplicemente quando
appunto c'è qualcuno di voi che giustamente si sta guardando il suo telefonino e sta generando dati, no? Perché ricordatevi che mentre voi guardate il computer vi guarda, diciamo così, no? Quindi il fatto che siete lì davanti genera informazione e questa informazione è stoccata, in attesa probabilmente di un aumento della capacità computazionale che renderà possibili delle connessioni impensabili. Faccio solo un esempio, con il supercomputer di Eni, Eni sta cominciando a fare prospezioni petrolifere con il sonar, perché butta semplicemente nel sottosuolo degli impulsi, questi impulsi tornano, ne manda miliardi, si crea un network, di fatto una rete, e questa rete viene elaborata da un algoritmo che ti dice, a seconda di come c'è stata la reazione, no, di ritorno del suono inviato, qui c'è un giacimento, qui non c'è. Questo è il livello a cui stiamo, ma questo, voglio dire, forse non vi saranno sfuggiti neanche i computer che, scusate, i robot che fanno le... Che danzano, quello di Boston Dynamics, che ovviamente non sono stati spesi 6 miliardi di dollari per fargli fare una danza, quelli sono i soldati del futuro, tanto per intenderci, ok? Però, insomma, come al solito la tecnica ha sempre questo lato ambiguo per cui migliora, ma anche migliora la costruzione del mondo, ma può anche generare una distruzione, e qui mi fermo. Però appunto, di chi sono i dati? Questo è un tema di riflessione. Allora, per esempio, l'Unione Europea ha finanziato un progetto che si chiama Decode, diretto da Francesca Bria e Evgeny Morozov, che sono degli esperti, diciamo, di social network e di dati. Francesca Bria in questo momento è capo dell'innovazione, guarda caso, a Cassa Depositi e Prestiti, voglio dire, e che hanno posto la questione della proprietà dei dati. Se genero un dato, questo dato non è che lo cedo contro la mia volontà e forse non lo cedo neanche senza una contropartita. No? Questo stesso elemento in finanza ha dato origine a una direttiva sempre della Commissione Europea che si chiama PSD2, e che, su cui poi tornerò, ma che regolamenta proprio il possesso dei dati sulla base del principio che i dati sono di chi li genera, sostanzialmente dati finanziari, sto parlando di cose di questo tipo. Punto di vista dello stoccaggio, sto andando veramente, mamma mia, sono a pagina 2 e ancora 6, quindi adesso vado veramente veloce, scusate, perché l'altra, dal punto di vista dello stoccaggio, tecnologia blockchain, da dissociare il più possibile dal Bitcoin e dalle criptomonete in genere, ma che ha un potenziale notarile enorme, voglio dire, con la blockchain io posso rifare il catasto, ma non solo rifare il catasto e metterlo online, ma anche fare in modo che dal catasto possano generarsi attraverso semplicemente un passaggio di chiavi crittografiche il passaggio di proprietà, cioè si possano siglare dei contratti. Qual è l'enorme vantaggio della blockchain? È che rende qualche cosa che sulla rete è ad accesso libero e liberamente replicabile, ad accesso controllato e non replicabile. Questo è il grande vantaggio della blockchain. Due applicazioni, velocemente. Industria 4.0, questa è la prima. Viene da un progetto del governo tedesco, è stato ripreso poi dall'iniziativa europea Industria 4.0, ed è un progetto di logistica, sostanzialmente. La industria è un sistema viario, ha bisogno di autostrade informatiche. E è un sistema viario che non deve avere né vicoli ciechi né impasse, quindi deve essere, diciamo così, deve rendere possibile un decentramento efficiente della produzione. E qui la chiave di volta sono i cosiddetti sistemi cyber physical systems, cioè l'idea che la produzione fisica è doppiata dalle informazioni che la attivano e che essa genera, le due cose assieme, no? E questo rende possibile forme di fabbrica decentrata che superano definitivamente sia il modello toyotista sia ancora di più il modello fordista precedente. Industrial Internet of Things, Industrial Analytics, Cloud Manufacturing, ormai diciamo una fabbrica sconnessa non è una fabbrica, anche se ci sono gli operai, anche se ci sono le macchine. Sulla finanza, il fintech, questo brutto acronimo, no? la finanza tecnologizzata, la finanza delle informazioni, si prevede che toglierà alle banche tradizionali da qui ai prossimi 10 anni il 30-40% del loro mercato.
come si lavora sostanzialmente sui dati. Qui interviene la PSD2, peraltro, che è stata proprio voluta per rendere possibile questo tipo di innovazione. Una fintech che per esempio mi permette di fare dei pagamenti piuttosto che mi permette di fare delle compensazioni fra imprese di fatture, che mi fa fare del factoring, qualunque elemento diciamo del comparto finanziario, la direttiva prevede che questa fintech possa chiedere alla mia banca, previa mia autorizzazione, quello che le banche hanno sempre negato, il segreto bancario, cioè sono archivi le banche, ma dove nessuno può entrare, diciamo così. Ecco, lì invece la banca deve dare conto corrente e far partire il bonifico semplicemente perché un signore che non ha mai visto gliel'ha chiesto dietro mia autorizzazione. Ora, la questione però diventa a questo punto da una parte quella, come capite, dell'interoperabilità, cioè bisogna potersi attaccare delle basi dati e poterle succhiare letteralmente con le API, con tutte le applicazioni che si attaccano e prendono dati, dall'altra c'è un problema enorme di sicurezza, nel senso che appunto, i cyberattacchi, lo sappiamo che sono forse la parte più potenzialmente distruttiva delle guerre. Vi faccio presente che di fatto le sanzioni europee alla Russia che hanno bloccato le riserve sono state di fatto un cyberattacco, cioè queste erano tutte riserve su database, è stato bloccato l'accesso, sono state sconnessi da database, avevano 600 miliardi, si sono trovati con 150 miliardi, con un giro di chiave crittografica. Altre applicazioni, ma qui appunto un minuto e mezzo, quindi direi che concludo, magari vi faccio venia di qualche secondo. La conclusione, o sulla frontiera attuale dell'economia, ciò che le interazioni producono, prima ancora che cose o denaro, a questo punto direi, sono informazioni. Questo è il prodotto di base di ogni interazione economica in questo momento. E queste informazioni possono a loro volta aiutare a produrre cose e denaro, ben inteso. Quindi c'è proprio questa inversione in qualche modo e questa circolarità anche. La blockchain è chiaramente la possibilità di un archivio decentrato perfettamente corrispondente a questa circolarità e non è un caso che consorzi di banche investano miliardi nella blockchainizzazione delle loro procedure. Tenete conto che sia società italiana che fa i pagamenti, che usate ogni volta che usate la carta di credito, quella che in 7 secondi vi fa uscire i soldi dal vostro conto corrente per farle entrare in quelle del venditore, ha connesso su una blockchain privata e controllata tutte le banche centrali del mondo. Questo è il livello di interconnessione. Cambia la forma fisica dell'archivio e dei documenti, ma non la funzione dell'uno e dell'altro, soprattutto dell'archivio. L'archivio serba memoria in vista di azioni future. E ci ho messo 15 minuti esatti. Questa è la prova. Grazie. Si sono definiti, il nostro secondo e il nostro terzo relatore si sono definiti come rispettivamente come intervento laterale e tangenziale. Il primo verteva su un archivio, quindi se non altro per definizione verteva su un archivio, ma ci ha parlato della logistica di un archivio. Quindi forse gli archivi li abbiamo visti paradossalmente meno nel primo intervento che si configurava come archivistico e molto più nel secondo e nel terzo che si proponevano come laterale e tangenziale. Direi che la coscienza archivistica del secondo e del terzo intervento, non che non ve ne fosse nel primo, ma mi permetto con Francesco Martelli questo, la coscienza archivistica del secondo e del terzo intervento sono centralissime. Certo, sul tema della blockchain e del valore archivistico della blockchain si potrebbe discutere tanto, perché di fatto si perde la relazione, che è il vincolo archivistico, non quello che impone la soprintendenza, ma la relazione fra gli oggetti che compongono l'archivio e la sintassi viene meno, e quindi sarebbe molto interessante ragionare, anzi utilizzo la sede per lanciare un'offerta pubblica di discussione su questo, così come mi piacerebbe rincontrarvi
se possibile in un momento ulteriore più disteso e se possibile in uno dei momenti della seconda edizione di un format che ci siamo inventati lo scorso anno e che abbiamo chiamato Bacheca Semiologica, nato come format, come contenitore esclusivamente online, ma che per ovvie ragioni adesso proveremo a tradurre in pratica, nato come uno spazio, una bacheca appunto, sulla quale a fronte di un tema non necessariamente archivistico abbiamo provato a raccogliere in diversi momenti le testimonianze di sguardi differenti su quell'oggetto, per un po' come abbiamo fatto oggi, per far emergere da questo confronto la coscienza archivistica e dimostrare, ove ce ne fosse bisogno, ma sappiamo che c'è molto molto bisogno di questo, che gli archivi sono dovunque, che gli archivi sono di tutti, che gli archivi sono per tutti, e che se da questi discorsi togliamo non la coscienza archivistica ma l'archivio, tutto questo cade, anche senza che arrivino i russi, passatemi la battutaccia. Ora chiudo su questo. Penso sia stato tu a dire gli archivisti lavorano sul passato. Le vostre testimonianze dimostrano che gli archivisti lavorano sul futuro, perché garantiscono la possibilità di costruire guardando avanti, la possibilità di essere cittadini, di essere comunità e quindi di continuare ad essere. Io vi ringrazio, rilancio al pomeriggio, per quello che mi riguarda condurrò un laboratorio sul tema vi presenteremo un'esperienza di innovazione a partire dalla reingegnerizzazione di un procedimento amministrativo e dei processi organizzativi sottostanti, per l'appunto il procedimento di selezione SCART, abbiamo detto è una parola molto brutta, e l'applicativo che abbiamo prodotto l'abbiamo chiamato SCART-UP, provocatoriamente invocando il concetto di start-up, ma ne ragioneremo. Ci sono anche gli altri laboratori che ovviamente vi invito a seguirci, vi ringrazio, vi invito ad ulteriori momenti di confronto anche operativo. Torno a ringraziare i nostri organizzatori. Francesco, grazie, ci risentiamo anche con te, sto minacciando tutti praticamente, e buon pranzo a tutti, grazie, ci vediamo nel pomeriggio. Grazie, professore.